Continua il depauperamento del sistema sanitario pubblico calabrese, ci sono già state delle iniziative a livello regionale, quella di Polistena e di Acri, e noi in questa fase abbiamo attivato una serie di iniziative che parte oggi qui da Lamezia, ma poi ci sarà a Vibo domani, a Crotone nei prossimi giorni, a Catanzaro, in tutta la Calabria, perché liste d'attesa, la rete ospedaliera che non funziona, l'emergenza-urgenza che non funziona, e tutto il sistema della medicina territoriale che non funziona ormai ci ha portato in una condizione limite. È vero che il problema è nazionale, ma è vero che la Calabria negli ultimi tempi si è acutizzato, diciamo, le criticità. Non funziona, abbiamo timore che la situazione continui a peggiorare, le liste d'attesa ormai sono un anno dappertutto e quindi non c'è un risveglio rispetto al tempo che ci siamo dati rispetto all'impostazione nuova per la sanità. I tavoli territoriali che si erano in qualche modo ci si erano impegnati non sono partiti, se non in alcuni casi, e non bastano solo i medici cubani. Il governo regionale deve impegnarsi attraverso il governo nazionale per fare in modo che si sblocchi nell'assunzione. Non ci siamo perché nel frattempo c'è una migrazione verso l'esterno, continua ad aumentare la mobilità passiva e c'è una migrazione verso la sanità privata. Se questo è un tentativo subdolo di orientare i cittadini ad andare verso la sanità privata che magari riesce a diminuire le liste d'attesa, questa è la cosa più sbagliata. Noi siamo per il servizio pubblico nazionale e dobbiamo fare in modo che in Calabria parta un sussulto di dignità da parte delle popolazioni, perché andremo a una mobilitazione continua, così le cose non funzionano e credo che il governatore debba in qualche modo farsi aiutare dal governo che in questo momento non sta aiutando la Calabria. Allora, come CGL stiamo mettendo in campo dei sit-in, partiamo oggi da Lamezia, domani a Vibo, poi a seguire a Crotone e a Catanzaro, per dire che bisogna cambiare le scelte che si sono fatte in questi anni per la sanità in Calabria, per il diritto alla salute, per quello che comunque rappresentano i presidi ospedalieri. Chiediamo al governatore, nonché commissario Occhiuto, di dare seguito a quelli che comunque sono stati i tavoli regionali in cui si è impegnato a fare dei passaggi nelle varie strutture per definire poi sui territori quali sono le problematicità, a partire dalla rete ospedaliera, a partire dalla rete territoriale, a partire di quelle che comunque sono tutte le emergenze che comunque dopo 14 anni di piano di rientro ancora, ahimè, la sanità in Calabria è un diritto negato. Quindi noi siamo qua in piazza, lo saremo nei prossimi giorni, per dire che basta proclami, ma bisogna mettere mano a quello che comunque per noi deve essere il presidio della sanità, presidio della salute pubblica. E quindi anche qua bisogna dare risposte agli operatori sanitari, dare risposte ai cittadini, dare risposte a quello che comunque noi riteniamo che è un piano di rientro, ormai, come dicevo, di 14 anni bisogna definirlo e chiuderlo, perché la sanità deve rimanere pubblica, la sanità va finanziata, perché c'è un altro elemento che ci sta preoccupando, è quello che comunque la mobilità sanitaria ancora in questa regione continua a crescere, quindi significa che i cittadini calabresi devono, i lavoratori e le lavoratrici devono recarsi in altre regioni con un aggravio, quella che è la spesa sanitaria. Quindi sono tutte queste questioni che, diciamo, a partire da rivedere quella che è la rete ospedaliera, perché ahimè, avere un posto letto per ogni 1000 abitanti è sotto la soglia nazionale, quello che comunque è il diritto alla sanità che non si può gestire. Bisogna riorganizzare bene tutti i servizi, bisogna dare risposte alle persone con disabilità, alle persone anziane, bisogna garantire questi diritti che non vengono garantiti a nessuno.